Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo ottavo episodio della nostra serie The Sims, signori. Allora, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Signori, allora, cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi ci prendiamo una pausa dal nostro Tino Ammazza, ma ci concentreremo sulle altre famiglie che popolano il nostro mondo per allargarle un attimino e cercare di farle riprodurre. Signori, io da chi iniziamo? Io inizierei dalla famiglia Sanna. Alla famiglia Sanna direi che potremmo subito fare un piccolo bimbo così velocemente, così da allargare questa famiglia, nell'attesa che arrivi anche il bimbo, se tutto va bene, di Tino, che anche lui, prossimamente, signori, ci saranno degli sviluppi, prossimamente ci saranno degli sviluppi del nostro buon Tino. Allora, con chi sta a parlare? Dov'è casa vostra? Che cazzo di inquadratura ha mandato, signori? Sono un attimo confuso, dov'è la casa di questi? Quella è casa di Tino, ok, quindi casa loro è qui, giustamente. Noi dobbiamo andare con il papà, ok, dove sta il papà? Perfetto, il papà sta qua. Bene, festa del raccolto, non ce ne frega, sì, non ce ne frega niente, festa del raccolto. Noi dobbiamo lavorare con nostra, impara a conoscere, e tua moglie, cioè, se impara a conoscere c'è qualche problema, zio, se la devi imparare a conoscere ed è tua moglie. C'è qualche problema, fatti una domanda e datti una risposta. Questo libro è sempre qua da due puntate, signore. No, dalla scorsa puntata è ancora qua. Condividi la foto, fai un'imitazione. Lui è triste, però, quindi mi sa che tutte queste azioni non le possiamo fare. Dai un regalo, chiedi di vedere l'abito, chiedi un consiglio, ecco, magari così può essere. Si tira su di morale, chiedo un consiglio, fai la mente dei problemi, dobbiamo fare qualcosa per farlo sta racconta, fai lo scemo, questo è magari tiriamo su il morale a tutti quanti facendo questa azione. E poi discuti dei sapori del cibo, va bene, continuiamo un attimino, signore, l'obiettivo è farli riprodurre in modo tale che ci sia compimento deprimente. Ma anche no, zio, mamma mia. Azioni, invitano. No. Imbarazzato. Ok, va bene. Già che è imbarazzato, è un altro. No, zio, no, zia. Non puoi andare a dormire. Non puoi andare a dormire, zia. Vieni qua e parla con lui. Mannaggia te a chi non te lo dice pure. Discute gli interessi. Perché? Che problemi hanno questa coppia? Sta nevicando. E a noi cosa ce ne frega se sta nevicando, zio? Abbiamo un obiettivo. Abbiamo un obiettivo, dai, impara a conoscere, è sempre tuo marito. Non te lo vorrei dire, conversazione profonda, è sempre tuo marito. Impara a conoscere, zia, tu te devi levare dalle scatole, tu vai qui, tu te devi levare dalle scatole. Noi dobbiamo un attimino lavorare su questi due, lavorare su questi due. Racconta una storia buffa. Niente, le donne sono sempre più attive, signori. Chiedi la sua giornata, le donne sono sempre più attive, c'è poco da fare. Rallegra, complimenti sinceri, è sempre tuo marito, però va bene, altre scelte, romantica, adesso riusciamo a fare qualcosa, confessa l'attrazione, poi facciamo qualche altra cosa, altre scelte, romantico, complimenti per l'aspetto, mi spiegate cosa c'entra complimenti sincero, troppe interazioni, va bene, dai, mi fai, lavora su questo, dai. Romantico, chiedi se è single mi sembra un po' da stupidi, signori. È tuo marito, sai com'è. Però va bene, altre scelte. Romantico, filtra, vediamo se funziona. Signori, ci siamo. È stato più difficile di non so che cosa. Mando un bacio. Allora, sì, il loro primissimo bacio. In teoria hanno anche una figlia, però va bene. Diciamo che il loro primissimo bacio va bene così. Mamma mia, è stato estenuante. Filtra, vediamo se riusciamo a fargli fare un figlio a questo, a questi due, così. Cerca di avere un figlio. Oh, ce l'abbiamo fatta, sì. Mamma mia, è estenuante è stato. Lavorare su questi due è stato estenuante. In teoria sono marito e moglie, però non siamo nessuno per giudicare. In tutto questo ho dovuto mettere il gabinetto in mezzo al corridoio perché non ci sono tanti, non, cioè non aveva problemi a entrare in bagno mentre si faceva la doccia l'altro. Signori, una serie di dettagli che non stiamo qui a giudicare, non stiamo qui a
L'importante è che l'abbiamo portato a casa, l'importante è che abbiamo ottenuto l'obiettivo. L'obiettivo, il primo obiettivo di questo video, signori, il primo obiettivo di questo video. Siamo riusciti a far riprodurre i Sanna, quindi ci sarà un altro fratellino Sanna in giro per il paese. Decisamente sì, ce l'abbiamo fatta. Ora, fatto questo, ci concentreremo su un'altra coppia, signori, su un'altra coppia, coppia Ladruncoli, la coppia Ladruncoli, che in teoria hanno ancora la casa infuocata, nessuno gliel'ha sistemata. E questi hanno ancora la casa, dovrebbe essere ancora tutta distrutta, almeno il forno dovrebbe essere distrutto, quindi vedremo un attimino qual è, com'è la situazione. Ok, signori, siamo dalla famiglia Ladruncoli. Allora, voi vi conoscete? Sì, no, questi hanno pure discuti di interessi, questi hanno pure problemi, praticamente impara a conoscere, questi hanno pure problemi, cioè vivono nella stessa casa, in teoria sono marito e moglie, ma non si conoscono, sì, non si conoscono nemmeno loro. Impara a conoscere, cerchiamo di mettere delle basi, chiedere la sua giornata e andiamo dritti all'obiettivo, signori. Certo, dovremo modificare un po' di case, però lo faremo con... fai un'imitazione, vediamo se la tizia è brava a fare imitazioni, non lo sappiamo. E discuti ancora degli interessi, dopodiché vediamo se riusciamo già ad andare a sodo. Cos'è quella macchina? Guarda un film romantico. Complimenti per l'aspetto. In teoria dovrebbe essere la moglie, quindi se io gli chiedo se è single, dovrebbe dire no, sono sposato con te. Questa la voglio vedere, signori. Questa la voglio vedere. È single? Come single? Ma dovrebbero essere marito e moglie in teoria. Questa non l'ho capita, questa non l'ho capita. Va bene, signori, mi porto avanti anche con loro, che pensavo fossero qualcosa di più, e invece no. Signori, forse ci siamo anche con questi. È stato combattuto anche questo, riuscire a convincere questi due a accoppiarsi, però forse ci stiamo arrivando. Piano piano ci stiamo arrivando. Purtroppo devo fare sempre le interazioni con le donne, signori. Con i maschietti non riesco a conquistarle. Non è impressionante questa cosa, è impressionante. Quindi chiedi di diventare fidanzato. Questi li facciamo sposare proprio, signori. Questi li facciamo proprio sposare senza ombra di dubbio. Chiedi di diventare fidanzato. Bacia. Andiamo un attimino a fare le varie interazioni graduali. Lui ci pensa, sì, che cosa carina, si sono fidanzati, oh, sono tutti contenti. Vediamo ora un attimino di proponi le nozze, signori, queste li facciamo sposare e poi li facciamo riprodurre. Vediamo se la cosa funziona, ma dovrebbe essere, sta proponendo, cioè signori, c'è lei che chiede le nozze a lui, però va bene, non devi andare a mangiare, zio. Bacio appassionato, dai, così dovrebbe essere passata la nuova scena. Cerca di avere un figlio, accarezza, ancora bacio appassionato, che dobbiamo un attimo prendere tempo, signori. Fai figli, pianifica le nozze, la cerimonia del matrimonio, la donna, la lista degli ospiti, non è atteso, fuggi immediatamente con Marco, signori. L'abbiamo fatti sposare, ce l'abbiamo fatta, momento importante, signori. Questi si stanno sposando, ce l'abbiamo fatta. Devo fare sposare anche gli altri, ma vabbè, lo farò off camera. Sì, in tutto questo hanno la cucina bruciata, non mangiano da non si sa quanto giorni, però va bene. Sono le 23:24, in teoria Tino starà tornando, perché torna alle 2 e dovrebbe ottenere una promozione, però va bene. Questi si riprodurranno come conigli, signor Dicito, questi si riprodurranno come conigli. Esercita a cantare, va a fare giochi, no, è vero, io sono lei, annulla nozze, scambia le promesse, no, per ora non fare nulla, vai liscio. Che cosa carina, signori, abbiamo creato finalmente una coppia di fatto, che cosa simpatica, ce l'abbiamo fatta. Ora, prima che questi si fanno pigliare dalla cosa di cerca di avere un figlio, ok, si sono sposati, ora possono avere un figlio anche loro, signori, possono avere un figlio. Oh, ce l'ho fatta, mamma mia, abbiamo portato a compimento questo obiettivo, signori.
Detto questo, abbiamo fatto riprodurre queste due famiglie. Off camera farò in maniera in modo da. Dove stai andando, zii? Dove stai andando? Fai fichi fichi? No, 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 dovete farlo. Cerca di avere un video. Dobbiamo essere sicuri che l'obiettivo sia raggiunto. No, no. Dove lo stai proponendo? In cucina, gli ha proposto in cucina, signori, ma sono partiti di nuovo. Detto questo, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gesti, per il supporto. Anzi, prima di chiudere il video, signori, Tina è appena tornato, niente, sono le due. Niente, detto questo, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gesti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!